Iniziamo terza pagina con il libro Anche mio nonno era un otaku. Ma cos'è un otaku? Ce lo racconta Maurizio Iorio, noto youtuber che, da grande esperto, ha scritto una guida sulla storia del fumetto giapponese. Un otaku in Occidente si intende semplicemente che è tanto appassionato di anime e manga, quindi cartoni animati e fumetti giapponesi. Invece in Giappone si intende per chiunque abbia una passione fortissima per qualsiasi cosa. Ecco, diciamo che in Giappone, ad esempio, ci sono anche otaku delle linee ferroviarie, che sono un po' un vanto anche del popolo nipponico, no? Il nome viene dal fatto, il nome del libro, ovviamente, il titolo, viene dal fatto che comunque si parla di una storia ben più antica di quanto possa sembrare a chi ci si è avvicinato negli ultimi 2 anni, che sono un po' gli anni del boom mediatico che c'è stato sul manga. E non solo, perché anche mio nonno era un otaku, vuol dire che non solamente i bambini e i ragazzini si appassionano a questa forma d'arte, ma anzi, molto spesso sono proprio le persone più mature, anche più grandi, che si avvicinano al manga, perché ci sono proprio manga per tutti i gusti, per tutti i generi e davvero per qualsiasi palato. Dai professionisti e dilettanti andate e ritorno, se fino a qualche anno fa il non aver mai fatto politica era motivo di vanto, adesso la ricerca di competenze è tornata ad essere prerogativa nella valutazione di chi si occupa della cosa pubblica. E allora, per entrare nel cuore della restaurazione in corso, Pino Pisicchio ci propone un nuovo saggio, Il mestiere della politica, edito da Rubbettino. Ma guardi, il grande Max Weber parlava di politica come professione, solo che quella è stata una traduzione un po' limitativa fatta dagli italiani, perché in realtà Beruf vuol dire sia professione che passione, nel senso di un coinvolgimento diretto, un coinvolgimento umano, in un processo che è un processo, come dire, che vede alla base un rapporto tra rappresentanti e rappresentati. Nel corso del tempo questo rapporto si è un po' slabbrato, diciamo la verità. Cioè, io non posso dire divento sindaco di una città metropolitana italiana importante e chiedo al mio corpo elettorale, sono arrivato adesso, datemi un anno di tempo perché non ho capito bene ancora come si fa. Non si può, perché dal primo momento questa città deve poter camminare. La rappresentanza è questo. Il governo è anche qualcosa di più, cioè la competenza. Finiti i partiti, perché diciamo, credo che sia di tutta evidenza che in giro partiti non ce ne sono più, li chiamiamo partiti, ma sono partiti nel senso di participio passato. Ecco, finiti i partiti è finito tutto, finita anche il percorso formativo. Quindi si arriva nudi e crudi a sviluppare ruoli di rappresentanza apicali. E questo evidentemente comporta qualche conseguenza, o no?